Il Cabassi si mette lo smoking, il big match della 34esima giornata vede un anticipo di extra lusso, prima contro seconda, la prima è il Carpi, la seconda è il Bologna, la squadra rivelazione di questo calcio italiano con le sue promozioni dalla D alla B e questo sogno chiamato Serie A sempre più vicino contro il Bologna, la squadra certamente a livello di storia più quotata di questo campionato cadetto 2014-2015. Il Cabassi è uno spettacolo, è una bomboniera. Tutti i settori dello stadio fanno il loro dovere, anche la curva ospiti. I tifosi del Bologna sono rumorosi, colorati, educatissimi. Lopez in panchina vuole una prova di carattere dei suoi, vuole mettere la parola fine, quantomeno distanziare definitivamente il terzetto di inseguitrici. L'inizio è favorevole al Bologna, parte l'Aribi, la presa con le tenaglie da parte di Gabriel. Due manone piantate sul pallone, il portiere brasiliano, chiacchierato di mercato. Sansone si imbuca e questa è una novità, la difesa del Carpi si fa prendere di soprassalto. Gagliolo è francobollato a caccia, resta l'uno contro uno, il mismatch in velocità arride a Sansone, la conclusione sul primo palo, Gabriel ci mette la manona. La sfida tra Sansone e Gabriel prosegue anche dai calci piazzati, questa volta l'ex Samp alza troppo il goniometro del suo piede mancino, ma è ancora il Bologna in questo primo tempo. Fra le linee Sansone fa malissimo il suo tiro, il suo fendente va a fare la barba al palo, Gabriel guarda male i suoi compagni di reparto, nessuno si è sganciato a coprire la conclusione. Nel momento migliore del Bologna, il Carpi esce, la conclusione di Letizia Pasciuti, il sindaco, l'uomo del centesimo gol in Serie B, da Chioggia a Bologna, sempre solo lui, Lorenzo Pasciuti. Si addormenta Ferrari che non sale in tempo, chiama il fuorigioco da Costa, nulla da fare, è regolarissima la posizione del numero 19 di Pasciuti, proprio lui va a deviare un tiro apparentemente innocuo di Letizia, è il vantaggio del Carpi. Il Bologna si scuote, ci prova, l'Aribi va a servire Morleo, si aggiusta il pallone sul sinistro, la conclusione, il pallone non è lontanissimo dai pali, ancora una volta Gabriel ha qualcosa da dire al suo reparto. Con le immagini andiamo alla ripresa, il Bologna non esce nemmeno dagli spogliatoi, sbaglia su Culini, a vuoto Casarini, il pallone arriva di Gaudio, è un Eurogol. Il gol alla Del Piero, il gol alla Di Gaudio, vuole festeggiarlo nella maniera più spensierata possibile. Lui, che in settimana aveva anche ricevuto l'onorificenza del premio Panathlon 2014, va a scavalcare da Costa con un gol splendido e pesantissimo. Il Carpi sta schiacciando il Bologna. La reazione dei Felsini, il corner di Laribi, la girata di Cacia, impalpabile la prova del numero 9 rosso-blu. Ci prova Sansone, l'ultimo ad arrendersi, il tiro contratto da Poli, il traversone, Mancosu si mangia l'immangiabile, resta fermo Gabriel, senso della posizione spettacolare, gli tocca il pallone, gli impedisce il gol, il suo primo col Bologna che non vuole arrivare, poi Sansone spara alto, ma è un Carpi inarrestabile, lasagna per Lollo. Lollo tenta l'imbucata per Sabione, miracolo di Casarini, non ci si crede, non ci crede nemmeno forse Lollo di trovarsi quel pallone lì, né Economo né Gastaldello rinviano, e allora il numero 20 del Carpi segna il suo terzo gol stagionale, il gol numero 3 in questa partita, che schiaccia il Bologna e lancia il Carpi in Serie A. Che regalone che ci ha fatto lo Spezia, portandocelo praticamente in macchina. Poi c'è tempo anche per l'entrataccia di Laribi, quello che è fondamentalmente lo specchio della serata del Bologna. Espulso il numero 21 per l'entrataccia su Letizia, è l'ultimo atto di questo Carpi Bologna. Il Carpi esulta e fa bene, la Serie A ad un passo. Bologna rimandato le prossime giornate.